Ciao Stefano, Stefano Argiolas, fondatore, cofondatore di Ciupa Mobile, che qualche giorno fa ha annunciato sostanzialmente l'ingresso di Fabio Pezzotti, che è un imprenditore ormai possiamo dire storico di internet, insomma, avendo una lunga storia imprenditoriale, ovviamente commisurata alla storia di internet, che dopo aver fatto una exit con Mobango, io so, era alla ricerca insomma di una nuova avventura in cui lanciarsi, evidentemente ha trovato questo gruppo di ragazzi di Ostia, se Sì. non vado errato, che non è Sì. certamente diciamo famosa per essere la Silicon Valley d'Italia, insomma, ci siete voi a Ostia e pochi altri insomma che si occupano di queste cose. Allora, Stefano, Assolutamente sì. stavamo chiacchierando prima con Stefano e mi diceva che lui come dire, ha cominciato la prima sua avventura imprenditoriale che aveva 21 anni, quindi sostanzialmente uscito di scuola di fatto, insomma, diciamo, mentre invece di andarti a trovare un lavoro serio, no? Sì. In realtà diciamo Racconta da che dove vieni, che tipo di percorso hai fatto e perché a 21 anni hai deciso che avevi voglia di fare l'imprenditore invece che lo stagista. ero, diciamo, un pochino in controtendenza. Già poco prima dell'esame di maturità mi ero rimasto un po' affascinato dallo sviluppo e dal 3D, in pratica più vicino al mondo della grafica, che dello sviluppo a livello di codice. Ho una formazione tecnica, insomma, a livello pratico. Cosa avviene? Che in realtà mi iscrivo all'università subito dopo il diploma, ma inizio a lavorare con alcuni clienti come freelance per quanto riguarda lo sviluppo web. La mia passione era 3D, ma in Italia c'era veramente poco lavoro, era ancora il 99-2000, siamo a cavallo circa. Faccio pochi colloqui in realtà, faccio un paio di colloqui e ricevo subito delle proposte di lavoro. Accetto la seconda proposta e lavoro circa per 40 giorni con una società di sviluppo. Dopodiché capisco che non era per me, avevo diciamo altre velleità a quel momento, poi a 20 anni era giusto provarci forse. Quindi inizio a lavorare prima come freelance, in modo molto semplice. Con dei clienti recuperati un po' qui e lì tramite qualche conoscenza, magari cercavi di farti conoscere. Era un periodo abbastanza d'oro, onestamente, sia a livello economico sia a livello di possibilità. Se Certo. sapevi lavorare un pochino sul web, riuscivi a trovare molti clienti. Tant'è vero che nel giro di neanche 6 mesi prendi i primi contatti con la 20th Century Fox Italia e inizi a fare dei lavori per loro. Nel giro di un anno la collaborazione diventa sempre più stabile e decido quindi di strutturarmi un pochino meglio e di passare da freelance ad aprire una piccola SRL. E questo era appunto il 2001, era la mia prima esperienza imprenditoriale. Apro questa società con un altro socio che si chiama Daniele e iniziamo a lavorare praticamente quasi esclusivamente su 20th Century Fox come cliente perché le richieste del cliente erano abbastanza ampie, ovvero uscivano uno o due film al mese, quindi facciamo la comunicazione in senso assoluto a livello digital. Ci vengono richiesti dai concorsi al banner advertising, allo sviluppo del sito, piuttosto a qualsiasi soluzione tecnologica. E diventiamo punto di riferimento per questo cliente per qualsiasi tipo di marketing dovesse essere fatto sul digital. Da lì iniziamo quindi a lavorare costantemente con il cliente, ma cerchiamo sempre soluzioni innovative anche per essere propositivi Certo. con i nostri clienti. Iniziamo a lavorare con qualche altro cliente un pochino importante, come Peroni o qualcun altro, ma erano veramente, veramente pochi perché 20th Century Fox ci succhiava veramente molto, molto tempo come richieste lavorative. Quindi diciamo la mia esperienza da dipendente è durata veramente 40 giorni e subito ho capito che non era quello che cercavo in quel momento. Nell'arco degli anni poi cosa è successo? Ho ricevuto un pochino alcune proposte anche molto, molto valide economicamente al tempo, forse era il caso di accettarle al tempo, ma in realtà avevo ancora troppa voglia di dimostrare qualcosa in proprio, cioè mi piaceva il tipo di vita che riuscivo a gestire essendo un libero professionista.
Continuiamo a lavorare con 23 Fox fino al 2005, dove con Paolo De Santis, attuale co-founder di Ciuba Mobile, apriamo un'altra azienda, un'altra SRL, che si affacciasse di più al mondo del mobile come tipo di sviluppi. Quindi la precedente società rimane assegnata verticalmente a 23 Fox e continuiamo a lavorarci tuttora, quindi sono 12 anni che portiamo avanti quel cliente. Mentre questa nuova società doveva occuparsi quasi prettamente del mobile. Facciamo un po' di conference in giro per il mondo, cerchiamo di capire un po' qual era la tendenza sul mondo del mobile e proviamo a contattare alcune aziende in Italia per riuscire a lavorare appunto con loro su questo campo. In realtà, diciamo, il mobile ci ha fatto un po' da apripista da quel punto di vista, perché il mercato non era oggettivamente pronto nel 2005, se consideriamo appunto che l'iPhone esce circa a settembre del 2007, una cosa del genere, insomma a fine 2007, quindi era abbastanza prematuro il mercato, però ci ha fatto un po' di apripista perché siamo riusciti a raggiungere clienti molto importanti proponendo soluzioni innovative, magari era presto, ma siamo riusciti a fare lavori di vario altro genere. Iniziamo a lavorare con realtà italiane molto importanti come Nike, Telecom Italia, piuttosto che Enel, Nokia, Renault, insomma brand piuttosto conosciuti in Italia, e iniziamo a gestire varie operazioni di comunicazione, Senti, sempre in ambito toglimi digitale. la curiosità. Come fai? Dice, io prendo, vado, insomma, mi stai citando tutti i brand grandi con strutture, diciamo, dove ci sarà un direttore marketing che sarà più o meno irraggiungibile. Cioè, tu come. In realtà ti dico onestamente, di irraggiungibile c'è poco, nel senso noi nell'arco di, personalmente ti dico, ma anche con Paolo, nell'arco di 10 anni e più di esperienza, mi sono reso conto che su internet se vuoi raggiungere qualcuno lo raggiungi, è difficile che se hai delle proposte valide non ricevi risposte. In realtà noi abbiamo lavorato spesso con delle agenzie di comunicazione molto importanti come fornitura a queste agenzie di comunicazioni, però avevamo un ruolo talmente poi tecnico di sviluppo che andavamo direttamente con il cliente a supporto di alcune agenzie di comunicazione, quindi entravamo direttamente in relazione con il cliente. Quindi in alcuni casi passavamo per delle agenzie di comunicazione, vedi, non so, può essere Saatchi & Saatchi o Barnett o situazioni del genere, non si parla di quei nomi, però insomma per farti capire insomma che gestiscono il cliente a 360 gradi, e noi ci occupavamo della parte digital e quindi entriamo in contatto con questi clienti. Siamo sempre stati piuttosto bravi a farci voler bene, diciamo così, eravamo abbastanza competenti, ma poi più che altro si instaurava sempre un rapporto molto, molto personale. Tant'è vero che i clienti che abbiamo ce li portiamo veramente tanti anni, 23 Fox da 12 anni, Nike dal 2005 ad oggi ancora collaboriamo, e di direttori marketing ne sono cambiati sull'ambito digital almeno 3. Dal tempo. Siamo sempre stati attenti a proporre soluzioni innovative per non perderli, perché ovviamente quando fai sempre le stesse cose, specialmente in un cliente come Nike, ha bisogno sempre di innovazioni, altrimenti Certo. perde l'appeal che ha sulla massa. E quindi in alcuni casi contattavamo direttamente, vedi adesso c'è LinkedIn che ti dà molte possibilità, in altri casi lavoravamo tramite agenzie che ci portavano appunto da questi clienti. Iniziamo a lavorare specialmente con Nike in quel periodo, era un brand che a noi ci dà più appeal, anche più soddisfazione, ci permetteva di liberare un pochino la nostra creatività. E insieme a loro decidiamo di lanciare, prima del Mondiale del 2006, campione del mondo di calcio, una campagna piuttosto importante per quell'anno, di Bluetooth marketing. Bluetooth marketing non era altro che veniva definito un access server, un piccolo sistemino, con una piccola scheda madre dentro che abbiamo realizzato con un software che non faceva altro che fare il retrieve di tutti i dispositivi Bluetooth attivi, quindi tutti i telefonini che giravano intorno a un punto vendita piuttosto che ad una manifestazione organizzata da Nike. Questo sistemino faceva il retrieve dei dispositivi mobile e li contattava per inviargli dei contenuti mobile. Questo è stato, diciamo, il primo escamotage che abbiamo trovato per riuscire a far avvicinare i grandi brand al mondo del mobile. E tramite questo sistema di trasmissione dati, in pratica, riusciamo anche a vendergli i contenuti, quindi lo sviluppo del contenuto, Certo. che poteva
poteva essere dal semplice editing di un video che doveva essere fatto per certi canoni per essere supportato dai telefoni al tempo, perché si parlava di, appunto, di Nokia, principalmente di Nokia, quindi bisognava fare il formato in un certo modo, eccetera. Non era adesso come iPhone che in pratica legge abbastanza tutto. Dal semplice editing del video alla piccola applicazione fatta in Java. E questo ci ha permesso di presentarci appunto ai nuovi clienti sul fronte del mobile marketing e di iniziare a fargli comprendere l'importanza del mobile come strumento di comunicazione. Andiamo avanti negli anni, dopo aver collaborato con parecchi brand qui in Italia, troviamo dei contatti a Dubai, per puro caso, facciamo alcuni lavori a Dubai nel Medio Oriente, apriamo un piccolo ramo d'azienda a Dubai Marina. E iniziamo a lavorare appunto con l'Emirato di Dubai e quello di Sharjah, con dei clienti piuttosto, anche lì piuttosto importanti. Fortuna ha voluto che siamo riusciti ad entrare subito in contatto con delle realtà piuttosto importanti e con i quali abbiamo lavorato sia negli Emirati Arabi sia in India in alcune occasioni, e cercando sempre appunto di vendere un po' tutto il digital marketing che facevamo onestamente, quindi si parlava anche di web, non solamente di mobile, ma diciamo la nostra forza diventava, era sempre più palese che il mobile era qualcosa che stava prendendo sempre più piede anche agli occhi dei clienti. Dopo, diciamo, un'esperienza di circa 2 anni sugli Emirati Arabi, in cui mantenevamo comunque sia i nostri clienti anche in Italia, diciamo c'è stato un calo piuttosto vistoso e tangibile negli Emirati Arabi a livello finanziario e economico. Conseguentemente i clienti hanno iniziato a tagliare profondamente il budget. La stessa situazione si stava un pochino verificando qui. Noi abbiamo iniziato a rendercene conto forse un paio d'anni dopo, perché in realtà i brand continuavano a fare operazioni di comunicazione e marketing, che sono proprio il pane quotidiano per loro. Però ci rendevamo conto appunto che mentre i budget diventavano un pochino più ristretti, le operazioni che venivano richieste diventavano irrealizzabili con certi tipi di budget. Ti faccio proprio degli esempi banali. Un'applicazione iPhone, appena uscita l'iPhone, su un cliente medio importante poteva tranquillamente costare sopra i 15.000 euro, non era niente di eclatante. Ci sono applicazioni per clienti importanti, ma ti parlo di app iPhone, che poi sono abbastanza, sono relativamente complessi, in alcuni casi sono piuttosto semplici. Arrivano addirittura dei brand a chiedere 80.000 euro, 90.000 euro, insomma. Wow. Però non era il nostro caso. Perché quando è un rapporto negli anni duraturo, tendi sempre ad abbassare poi i costi, ovviamente, quindi noi eravamo più familiari, diciamo. Conseguentemente i budget si stavano riducendo notevolmente e non si riusciva comunque sia ad avere una struttura in grado di essere mantenuta per lo sviluppo, quindi dei developer che continuassero a lavorare per questi progetti. Cercavamo quindi una soluzione funzionale per far sì di riuscire a realizzare le applicazioni in tempi più rapidi, riutilizzando appunto delle librerie già sviluppate in passato. Una cosa molto semplice che qualsiasi buon developer in realtà organizzato fa quando realizzi un sito, quando realizzi un'applicazione mobile o qualsiasi altro tipo di soluzione di codice. In realtà, se hai delle porzioni di codice che possono essere reusable, te le organizzi in piccole librerie che possono essere quindi poi riutilizzate per futuri progetti. Abbiamo iniziato quindi ad organizzare meglio il lavoro, è stato semplicemente un discorso di organizzazione. E ci siamo resi conto, in realtà abbiamo, diciamo, quest'idea di Juba Mobile nasce in questo modo. Ci siamo resi conto che la soluzione poteva essere valida non solamente applicata a noi, ma anche, diciamo, al mondo dello sviluppo in generale. È un mercato che già è esistito per il web, quindi per il web già c'erano dei marketplace che permettevano appunto di vendere e comprare componenti già sviluppati. Abbiamo deciso quindi di organizzare queste librerie e di tirare su una piattaforma che permettesse ai mobile developer di vendere e comprare l'uno dall'altro, gli uni dall'altri, pezzi di codice, librerie, li definiamo proprio component, moduli già sviluppati da poter essere integrati in 5 minuti nel proprio progetto. L'esempio più banale, insomma, che facciamo quando spieghiamo il concetto è un'applicazione ha bisogno di una video gallery o di una photo gallery. La photo gallery già è su Chuva Mobile, la scarichi a prezzi veramente
popolari, nel senso perché noi cerchiamo di orientarci dai 5 dollari mediamente ai 30 dollari per scaricare una libreria. E tu in 5 minuti hai quindi la photo gallery già pronta, impostata con tutta una documentazione esplicativa su come integrarla e customizzarla sulla tua applicazione. Questo ti permette quindi di eliminare delle ore di sviluppo importanti sui progetti, di abbattere i costi, di essere appunto di avere una risposta più proficua nei confronti del cliente. Abbiamo attuato questa politica noi e i nostri clienti e successivamente l'abbiamo portata come idea di base per sviluppare Chuva Mobile. Chuva Mobile, che poi in realtà vuole essere appunto una risorsa totale per il mobile developer, quindi diamo informazioni di varia natura, non solamente mobile component, quindi marketplace di compravendita, ma anche varie sezioni come le risorse che ti permettono di avere accesso a tutte le risorse che ci sono sul mondo del mobile development. Piuttosto adesso stiamo per lanciare delle sezioni dei tutorial che ti permettano appunto di imparare come sviluppare e quindi ti possono dare una mano anche ai piccoli sviluppatori in erba che si vogliono affacciare a questo mondo dello sviluppo e che contestualmente possono imparare dal codice scaricando i codici già pronti e verificando appunto come gli sviluppatori professionisti fanno per realizzare certi tipi di componenti, di moduli, di applicazioni. E quindi niente, lanciamo a giugno Chuva Mobile, una fase molto molto beta. Era un semplice sito descrittivo dove spiegavamo qual era il progetto e chiedevamo agli utenti di iscriversi e di darci il loro feedback sul progetto. Abbiamo ricevuto subito oggettivamente un ottimo riscontro dai parti di developer che contattavamo via email, reperendoli qui e là online. E quindi ci siamo messi subito al lavoro per cercare di avere una piattaforma più stabile possibile nel minor tempo possibile. È l'estate appunto dell'altro anno, dello scorso anno, e ci siamo ritrovati quindi a settembre ad avere una piattaforma molto, molto beta, ma abbastanza funzionale per quello che dovevamo fare. Ci siamo anche resi conto che da soli era sicuramente difficile riuscire ad affrontare un mercato così ampio, perché il mercato a cui ci rivolgiamo è un mercato mondiale. Il nostro maggior traffico viene dagli Stati Uniti, poi abbiamo l'Europa in generale, l'India e conseguentemente abbiamo un mercato piuttosto variegato. Abbiamo iniziato a ipotizzare quindi di affacciarci al mondo dei venture capitalists o degli angel, che ci potessero quindi dare una mano per finanziare il progetto. Come gli dicevo prima, come contattavamo i clienti? Stesso modo, abbiamo cercato su Google Venture Capitalist, cosa sono, come funziona, come si fa, perché noi oggettivamente abbiamo un'esperienza molto forte sul B2B. In Italia, per essere una struttura piccola, abbiamo lavorato con mostri sacri, passami il termine, come clienti. Ci siamo fatti le ossa anche all'estero, ma sempre sul B2B. Quindi eravamo molto esperti su quel campo, ma in realtà il mondo del founding per noi era qualcosa assolutamente di nuovo e quindi si parla di pochi mesi fa. Ci siamo un pochino informati su Google, veramente, su come si faceva, su cosa serviva, su cosa avevano necessità a livello informativo i potenziali finanziatori. Siamo incappati in varie piattaforme come AngelList, che è una piattaforma, un social network piuttosto importante che si prefigge di mettere in contatto appunto le startup con il mondo dei finanziatori e degli angel, presentando i propri progetti. Abbiamo seguito un pochino dei punti chiave su come affrontare la questione. Però volevamo avere un riscontro, volevamo riuscire a comprendere se l'idea che avevamo era valida per noi e per gli utenti che avevamo contattato, se potesse essere valida anche per un finanziatore che fosse disposto appunto a credere nel progetto. Chuva Mobile era formata quindi da me, da Paolo De Santis, l'altro cofondatore, e da Marco Testoni, che si occupava di tutta la parte dello sviluppo tecnico. E mando qualche email, ti dico onestamente, abbiamo deciso di fare le cose step by step, non volevamo bruciarci tutti subito se sbagliamo Certo. l'approccio, quindi abbiamo provato a mandare alcune email via LinkedIn. Mi trovavo in contatto appunto via LinkedIn con Fabio Pezzotti, e il quale ha risposto in pratica immediatamente, abbiamo ricevuto risposte quasi da
tutte le mail che abbiamo inviato, alcuni in Silicon Valley e in Italia da Fabio Pezzotti. Fabio è stato subito entusiasta del progetto. Abbiamo iniziato a parlarne sempre più spesso tramite Skype, con videoconferenze, eccetera, e ci siamo incontrati più di una volta. Ci siamo trovati subito su quasi tutti i punti, in pratica, su come affrontare il mercato, eccetera. Fabio era entusiasta del progetto, noi eravamo entusiasti dell'idea di avere una persona come Fabio a bordo con noi che ci potesse appunto supportare tutto e per tutto, e essendo appunto come dicevi prima, forse uno degli imprenditori più di successo che ci sono in Italia, insomma, è riuscito a tirar su diciamo in questa parte tre società, una più grossa dell'altra, insomma, quindi l'ultima appunto Mobango, che si occupava di mobile, quindi era completamente affine, perché anche Mobango era un marketplace, vendeva applicazioni finite, quindi non codici, ma lo stile, la struttura erano molto affini. Ci siamo quindi trovati e abbiamo iniziato a collaborare subito con Fabio, cercando di definire come e dove andare a livello di struttura e a livello di finanziamento. Quindi Fabio fa parte proprio del team di co-founder, perché in realtà tutte le scelte fatte subito dopo il lancio della fase alfa proprio del sito, quindi una fase molto teaser, dove c'era più che altro un progetto piuttosto che qualcosa di realmente realizzato, Fabio ha partecipato fin dall'inizio, quindi alla crescita di Cuba Mobile per far arrivare, diciamo, a dove è adesso. E niente, abbiamo formalizzato appunto la società. Che ci siamo spostati a Londra come sede per un discorso più che altro di struttura finanziaria che può essere utile a un discorso dei finanziatori o di eventuali venture capitalist. Ci siamo spostati quindi a Londra e abbiamo intrapreso l'avventura insieme di CiubaMobile.com. Oh, fantastico. Diciamo, questo è un pochino il cappello. Mezzo, sono 20 minuti che parliamo. Mi sono dilungato troppo, No, scusami. no, 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 va benissimo, va benissimo. No, mi vengono in mente, diciamo, rispetto al percorso che tu mi hai raccontato, mi vengono in mente una serie di domande. La prima è una curiosità sull'esperienza, diciamo, medio orientale, no? Quindi qual è la differenza tra lavorare con un cliente italiano e un cliente, uno sceicco, non lo so, lì poi alla fine con chi vai a lavorare. Non credo con gli sceicchi perché stanno troppo in alto, ma insomma. Sì, ma sono tutti sceicchi alla fine, Sono nel tutti senso che le sceicchi. società. Sì, perché le società grandi sono tutte partecipate dalle famiglie reali. Quindi c'è sempre lo sceicco è quasi sempre alla fine il CEO dell'azienda o comunque sia il chairman piuttosto che lo sceicco in sé per sé o qualcuno del suo entourage. Molto complesso, ti dico onestamente. Siamo forse tra i pochi che hanno scelto l'area medio orientale piuttosto che la Silicon Valley o il mondo, insomma, oltreoceano dall'altra parte. È molto complesso perché è un mix di culture, tanto per iniziare. Loro, con tutti quei fondi che hanno portato da loro molte persone, molte anche sono anche molto valide. Da varie parti del mondo. Quindi ti trovi a parlare con australiani piuttosto che con inglesi, piuttosto che con americani, con tedeschi, che fanno parte del team dell'azienda con cui vai a collaborare. Quindi si parte già da un approccio culturale completamente diverso. È prettamente anglosassone come approccio culturale, però per noi è stato veramente molto difficile. E su questo mi sono reso conto di quanto siamo avvantaggiati in Italia. Continuano ad andare un po' contro tendenza da questo punto di vista. Adesso è facile un pochino sparare a zero sull'Italia in generale, sulle prospettive e le possibilità dell'Italia. In realtà dico che le difficoltà che si trovano in Italia nell'affrontare il mondo lavorativo, che sia diciamo un pochino più quello imprenditoriale in questo momento stiamo parlando, ti fa comprendere quanto poi quando sei fuori hai una marcia veramente in più rispetto agli altri. Ti faccio un esempio: problem solving. Noi ci viene detto un problema, da buon italiano trovi una soluzione per risolverlo in tempi abbastanza rapidi, siamo molto creativi dal punto di vista. Loro fanno passaggi dalla A alla Z per riuscire a risolvere un problema piccolissimo, fanno riunioni di 8 ore. C'è qualcosa, noi abbiamo fatto, non so, è stato
Una volta abbiamo fatto 3 giorni consecutivi, non sto scherzando, dalle 9 alle 18 di riunioni con pausa pranzo mezz'ora, quindi brainstorming con 15 persone, 3 giorni consecutivi per risolvere dei problemi che si risolvevano in un'ora, in 2 ore, niente di più. È veramente difficile perché ti stressano mentalmente, nel senso che tu dici ma si può far così e invece da quel punto di vista è complesso. C'è un vantaggio estremo al tempo. Si parla di un vantaggio economico, ma non tanto per un discorso di quanti soldi hanno, di quante possibilità hanno, per un discorso che ti permettono in qualche modo di creare un'azienda che si riesca a stare in piedi in modo più semplice. Ovvero, fai un lavoro 50% all'ordine di acconto, 50% alla consegna del lavoro. In Italia noi siamo abituati, siamo stati abituati con le nostre uscite a società. Fattura a 360 giorni senza conto. Questo ti dimostra che per mantenere in piedi una 160 struttura mi mancava, io ero arrivato a 120. 360, 360 un anno dopo? non da fatturazione che sono 60 giorni fine mese, però non te li danno, conseguentemente abbiamo avuto delle pendenze, tra virgolette, Mio. dei crediti avevamo con dei clienti molto importanti, con fatture veramente pagate. Sì, circa 10 mesi, 12 mesi dopo, ma tranquillamente. Però cosa avviene? Avviene un meccanismo che poi magari continuano a farti fare dei lavori nel mentre. E quindi tu entri in un loop nel quale tu continui a fare i lavori per non perdere il cliente, ma in realtà hai un credito sempre più ampio e diventa difficile se Certo. non sei molto elastico. Il nostro vantaggio è sempre stato quello, non so se è stato un vantaggio o uno svantaggio, è sempre stato quello quando lavoravamo nel B2B. Di cercare di essere più elastici possibili, mantenere una struttura dinamica. Questo significa non avere lo stretto personale strettamente necessario, ma avere una rete di freelance ben congegnata, che ci permettesse quindi di sopperire a dei momenti in cui non avevi abbastanza lavoro e riuscivi però a fare lavori importanti con una rete di freelance nel momento in cui serviva, perché No, ma altrimenti diventa improponibile. su questo tra altre cose, poi ovviamente avendo io neanche io un'esperienza, diciamo, di imprenditore della consulenza, ovviamente questo è uno dei grandi problemi del fare questo mestiere in questo paese, e cioè la grande distanza che c'è tra le grandi agenzie che hanno contratti quadro, eccetera, che riescono ad avere c'è un altro tipo di rapporto con le aziende grandi. E le piccole agenzie che alla fine la tendenza a generare tutti gli uffici acquisti è tenerle palle in mano fondamentalmente, diciamo, andando Sì, proprio a sintetizzare il discorso, assolutamente. puntando sulla differenza di potere contrattuale, quindi contratti che vengono regolarmente siglati dopo che tu hai cominciato a lavorare e non puoi dire niente perché tu ufficialmente non potresti lavorare, quindi no, c'è questa cosa buffa, no? Che buffa, questa cosa paracula che si sono inventati, no? Della differenza tra il cliente e l'ufficio acquisti, per cui tu Sì. parli con uno, però poi ti compra un altro, e però ufficialmente quello che ti compra non come dire, quello, o meglio, il tuo cliente non può farti lavorare finché quello dell'ufficio acquisti non si è svegliato. Quello dell'ufficio acquisti ha la reattività di un bradipo sulla pianta, ovviamente per ovvi E tu però motivi, devi no? procedere con il E lavoro, però tu altrimenti capire, E ti sei questo calo in è il pratica. già se noi riuscissimo a, come dire, eliminare questo, poi nella pubblica amministrazione non ne parliamo proprio perché lì poi stiamo. Ti dico onestamente, non abbiamo mai avuto occasione di lavorare con la pubblica amministrazione, comunque Detto con enti istituzionali. A bene. un certo punto abbiamo Esatto. scelto anche di non avvicinarci a quel mondo perché sappiamo che è ancora più complesso. Quella è una delle cose che onestamente in Italia è difficile, nel senso che ti dico, a Dubai siamo andati a parlare 2 volte, abbiamo fatto alcuni progetti con la municipalità di Dubai, che è la stessa, insomma, che a Roma se ho lavorato a Dubai dovrei essere in grado a fare dei progetti su Roma. Certo. Sappiamo tutti che per avvicinarci solamente a quei mondi o sei più che agganciato o è molto molto difficile. Diciamo che dal punto di vista meritocratico, diciamo, l'Italia non ha fatto uno dei suoi punti cardini. Quindi lì c'è un po' di delusione sempre, però è pur vero che abbiamo imparato a vedere un pochino il bicchiere mezzo pieno, ci siamo resi conto che queste difficoltà poi ti portano a dover reagire a situazioni difficili in modo creativo e riesci quindi ad organizzarti per situazioni più banali. Ad esempio adesso noi, quello che abbiamo fatto con Chihuahua Mobile, siamo trovati di fronte a difficoltà
abbastanza ampie sul lancio, sul rapporto con, appunto, con un mondo diverso, eccetera. Ma avevamo comunque sia, ci siamo fatti comunque sia le ossa per anni su un mercato non troppo semplice. Certo. Conseguentemente, lo ritengo da quel punto di vista come un vantaggio. Poi è sempre facile dire che all'estero è tutto più semplice. Probabilmente è vero, non nego assolutamente quello, anche perché io sono uno dei fautori della California, dell'America, cioè appena posso vado in vacanza, mi piace proprio come tipo, come concetto e stile di vita. Però oggettivamente noi posso dire che quando abbiamo provato a fare delle presentazioni anche fuori, ti rendi conto che ti scontri con mercati e culture completamente diverse. Partire dall'Italia e andare lì non è assolutamente semplice, e la cosa che invece mi ha fatto un pochino più effetto brutto non è tanto l'Italia in sé, ma l'italiano, nel senso abbiamo avuto dei contatti con alcune persone che hanno avuto aziende, che hanno aziende che sono riuscite, delle start-up che sono riuscite appunto ad avere successo nella Silicon Valley, e ti dico che le persone meno disponibili sono stati proprio gli italiani che sono riusciti a fare qualcosa fuori, dal nostro punto di vista. E la cosa mi è dispiaciuta un pochino, perché una delle... dei pensieri che ho è appunto che se riuscissimo a far bene con Chuma Mobile, vorrei veramente mettere a disposizione l'esperienza che ho maturato, che maturerò nell'arco degli anni, ma su come affrontare, semplicemente su come approcciare questo tipo di mondo a chi te lo chiedesse, nel senso che comunque sia, è un mercato talmente strano quello del venture capitalist, quello dei finanziamenti, del fundraising, ma solamente per le strutture, per diciamo, la struttura societaria, come farla, come non farla, come poter approcciare a determinati mondi, che ci basterebbe veramente poco, anche a darci una mano, visto che critichiamo tanto, tanto l'Italia. Di menti in Italia ce ne sono tante e sono tutti bravissimi. Questo te lo dico ricollegandomi all'esperienza che ho avuto nel Medio Oriente. Abbiamo una marcia in più da quel punto di vista. Istituzionalmente non siamo molto aiutati, diamoci una mano a vicenda, tra virgolette, insomma, la base è quella. Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di incontrare appunto Fabio, che ci ha instradato su questo mondo. Lui ha avuto tre exit in pratica, quindi insomma ha fatto tre società in 10 anni, due sono SPA, la terza è stata venduta in India, di esperienza ne ha fatta tanta. E ci sta piano piano appunto instradando su quello che è questo mondo, il mondo del fundraising, comunque sia, di una crescita societaria più rapida rispetto ai canoni normali di una Certo. micro impresa qui in Italia. E le cose non sono tantissime da dover sapere, basta semplicemente riuscire a organizzare. Leggevo appunto sul tuo blog dell'idea di avere una rete di start-up su Roma, comunque sia di. E il concetto secondo me è quello più valido, perché ad oggi ci sono in Italia alcune realtà che si prefissano appunto di aiutare, però in realtà sono tutti con scopi a fine di lucro, insomma, comunque sia, nel senso che cercano di guadagnare su questo mondo. Adesso la startup va tanto come tipo di concetto. Invece l'idea dovrebbe essere appunto di riuscire a trovare un punto di aggregazione che mette in contatto le startup, i giovani imprenditori, con delle realtà come ad esempio abbiamo incontrato Fabio, realtà più grandi, più piccole, insomma, semplicemente anche esplicative che ti possono dare una mano a comprendere come poter fare il salto e passare da avere una bella idea, un progetto, a non mantenere nel cassetto, ma a realizzarla, senza dover per questo per forza guadagnarci cifre di un certo tipo, perché spesso nessuno se lo può permettere. Noi avevamo il vantaggio di riuscire a stare in piedi perché avevamo delle società alle spalle che comunque sia hanno un fatturato. Quindi il salto dal B2B al B2C è Certo. stato pensato, riflettuto, gestito con dei fondi che avevamo alle spalle grazie alle altre società. Senti, Spesso un ragazzo di 20 anni ha più difficoltà. ovviamente adesso voi dovete cambiare, diciamo, organizzazione in qualche modo, no? Nel senso che una cosa è fare l'accounting a un cliente, un'altra cosa invece è che il tuo cliente diventa un po' più astratto in qualche modo, no? Nel senso che hai un problema di fare dei numeri, perché se tu vendi tra i 5 e i 30 dollari a componente, evidentemente ne devi vendere tanti, tanti, tanti per riuscire a Troppa acqua fare. di passare tutti i punti, certo, no, assolutamente. Esattamente. Quindi, come gestisci questo? Innanzitutto ti spaventa, ti intriga, ti diverte? E come state gestendo questo passaggio? E cosa pensi che ci sarà di veramente differente?
Allora, diciamo, il passaggio in pratica ormai è avvenuto, ci siamo totalmente focalizzati assolutamente in questi mesi su questo progetto. Come dicevo, è stato ponderato, è stata una scelta proprio per un discorso anche di stimoli e di entusiasmi. Volevamo affrontare il mondo del B2C, anche perché chiunque fa questo lavoro, si approccia a questo lavoro da 10 anni, hai sempre avuto il sogno, l'aspirazione di diventare un'azienda, comunque sia più importante, no? Nei visitanti di film, a Silicon Valley, di qua, di là, quindi l'aspirazione c'è sempre stata. È sicuramente molto molto più complesso, perché qui si parla di numeri veramente, veramente alti, ma semplicemente a livello di visite sul sito, nemmeno di conversione poi come ritorno dell'investimento e come conversione proprio di acquisto. Ci siamo approcciati in modo semplice, abbiamo preso gli strumenti che conosciamo benissimo per i nostri clienti, che utilizziamo per i nostri clienti, ovvero quella che facciamo di consulenza di strategie, perché noi, forse una cosa che avevo messo, noi oltre allo sviluppo siamo sempre stato un consulente strategico, quindi abbiamo sempre aiutato i nostri clienti tramite proposte strategiche su determinate promozioni, piuttosto che lanci di prodotti, eccetera, sul mondo digitale. Quindi abbiamo detto, prendiamo le nostre competenze e cerchiamo di utilizzarle su un nostro prodotto, quindi se non su un prodotto di un cliente. È sicuramente più difficile. Abbiamo utilizzato i social network, come penso che chiunque si affaccia a questo mondo ipotizzi di fare, quindi nulla di più. Abbiamo iniziato appunto con i social network, abbiamo provato a realizzare delle piccole campagne di advertising con costi ovviamente molto molto ridotti e contatti diretti, tantissimi contatti diretti. Nel senso, andare su internet, trovare le persone, il target di riferimento, contattarli, iniziare ad attivarci una comunicazione uno a uno, veramente, in cui cerchiamo di comprendere quali fossero le loro esigenze e cosa pensavano del progetto, piuttosto che come migliorarci. È stato un lavoro molto molto duro, diciamo un pochino sottobanco, tra virgolette, all'inizio, perché dovevamo andare veramente in giro a cercare email, contattare i developer, qualcuno ti diceva magari, ah, ma come mi hai trovato? E non era molto contento che lo contattavamo. Altri erano entusiasti dell'idea, anzi, molti erano entusiasti dell'idea, rispetto a chi ci ha detto perché mi hai contattato, insomma. Quindi è stato molto un lavoro uno a uno. E i social network ti danno una mano, infine, da questo punto di vista, e li abbiamo utilizzati tutti, perché ho detto, da LinkedIn per trovare Fabio, quindi per riuscire ad avere questa collaborazione con Fabio. Ad oggi abbiamo, non sono tantissimi, abbiamo circa 2000 e rotti follower su Twitter, piuttosto 6000 su Facebook, quindi abbiamo iniziato a muoverci da quel punto di vista con i social network, che sono appunto una potenza unica. E ci piace molto, è entusiasmante, perché qualsiasi idea che abbiamo possiamo affinarla, lavorarla e metterla in pratica, senza scontrarsi poi con un dipartimento marketing che non sempre poi ha delle cognizioni di causa su alcuni fronti, e quindi rischiamo sulla nostra pelle, proviamo, alcune cose vanno un po' meglio, alcune cose sicuramente avevamo delle aspettative diverse, magari pensavamo potessero andare meglio. Però proviamo, testiamo, sperimentiamo, è molto creativo, è molto più creativo, perché spesso ci siamo trovati nel passato a fare delle proposte molto, molto belle, molto accattivanti, che poi magari per discorsi di budget, di tempistiche, piuttosto semplicemente che non piacevano, non sono state realizzate, e magari venivano fatte cose più banali. Tutti volevano fare delle operazioni virali, sempre. Più qualsiasi cliente ti diceva voglio fare qualcosa di virale, non è che proprio escono tutti i giorni queste cose. E invece noi così abbiamo il vantaggio di poter esprimerci, tra virgolette, e affrontare un mondo nuovo che comunque sia molto entusiasmante e molto accattivante. E la cosa più bella è quando poi ricevi i complimenti dagli utenti. Perché io onestamente nell'arco di 10 anni difficilmente, e questo è un discorso caratteriale, ho scritto qualche email per complimentarmi con un progetto, con qualcuno, senza conoscere ovviamente chi ci fosse dietro. Invece stiamo ricevendo tante, da varie parti del mondo, ed è bello vedere che qualcuno perde tempo, perde il suo tempo semplicemente magari per scriverti due righe e dire che bella idea, questo è il modo giusto di affrontare quella cosa o qualcosa del genere. È accattivante, per quello lo dicevo prima, anche mi piacerebbe poi nel caso in cui riuscissimo a capire bene come funziona questo mondo, perché siamo veramente dei neofiti in questo momento, aiutare qualcuno che invece si vuole affacciare, perché di idee ne abbiamo tante qui e bisogna semplicemente metterle in pratica e avere anche la forza di riuscire a farlo.
Senti, cos'è che ti ha convinto a imbarcare Pezzotti come socio, oltre alla storia, l'esperienza, eccetera? Però non necessariamente questo basta, no? Perché tu comunque, come si dice, no? Quando ti sposi ti metti un estraneo in casa, no? Quando ti prendi un socio ti metti un Assolutamente. estraneo in casa. Cos'è che poi alla fine ti ha convinto a fare il fidanzamento? Allora, guarda, ti O dico vi ha onestamente. convinto, perché poi voi eravate tre, quindi voi sicuramente vi conoscete da un sacco di anni. Ci ha convinto, guarda, specialmente me e Paolo, perché io e Paolo siamo amici d'infanzia. Ok. Abbiamo fatto tutto insieme, dal lavoro alle cose non lavorative. Siamo quindi cresciuti molto insieme e difficilmente qualcuno è riuscito, per un discorso di rapporti molto stretti che abbiamo, tra virgolette, a intromettersi, ad inserirsi, non a intromettersi. Quindi eravamo anche abbastanza titubanti quando abbiamo iniziato a mandare qualche mail. Abbiamo, come dicevo, ricevuto delle risposte, abbiamo fatto delle conference call anche con dei personaggi piuttosto importanti in Silicon Valley che erano interessati al progetto. E Fabio invece è stata la risposta italiana. Con Fabio ovviamente c'è stato prima di tutto per un discorso semplicemente di approccio, un discorso di lingua che ovviamente ti capisci molto più semplicemente rispetto a parlare con un americano in Silicon Valley. Quindi quello già ci ha fatto andare sopra subito uno scalino che era meno complesso, questo a livello pratico. A livello personale invece è stato, visto che parlavo di fidanzamenti, è stato un pochino amore a prima vista, nel senso che lui veniva ha avuto già un imprenditore di successo e quindi quello già, come dicevi tu, ci ha dato una grossa spinta a comprendere che tipo di apporto avrebbe potuto dare alla società. Veniva dal mondo come ultima attività del mobile, aveva un mobile marketplace, leggermente diverso dalla concezione che abbiamo adesso, ma comunque sia, concettualmente era simile, quindi comprendeva appieno quando ci parlavamo le difficoltà o quello che volevamo fare. E poi un discorso assolutamente di entusiasmi. Fabio da subito è stato entusiasta del progetto, ma non a parole, era palese proprio mentre parlavamo e ci siamo trovati subito, nel senso è stato molto disponibile su qualsiasi fronte. Fin da subito ci ha dimostrato la sua disponibilità a instaurare un modus operandi lavorativo che fosse funzionale a tutti. Però senza mai volersi intromettere troppo, tra virgolette, nelle nostre decisioni. Cioè, ci ha sempre, fin da subito, lasciato potere decisionale su tutto. Nel senso dice, ragazzi, io vi dico onestamente, voi siete i creatori del progetto, voi siete giovani adesso, e quindi io vi dico le mie esperienze, tutto quello che vi dico, collaboriamo appunto insieme, parliamo di tutto, e abbiamo modificato notevolmente il titolo quando è entrato Fabio, perché ci ha dato dei consigli unici. Però ci ha sempre lasciato subito quella spinta in più che ci diceva: siete voi coloro che hanno avuto l'idea, ma siete anche voi coloro che devono comunque sia portarla avanti. Quindi parliamo ovviamente di tutto, cerchiamo di trovare le soluzioni migliori che siano utili ai fini del progetto, ma il suo entusiasmo è stato sempre propositivo, quindi nel senso propositivo, ma non vincolante in qualche modo. E quando ti trovi in quelle situazioni, penso che sia stata una delle cose principali, che quando ti trovi in quelle situazioni, tu sei nella parte spesso la parte più debole, ti trovi di fronte a un imprenditore di successo, ti trovi di fronte a un imprenditore che comunque sia, in quel momento tu stai cercando finanziamenti per riuscire a stare in piedi, altrimenti sai che hai un'aspettativa di vita minore rispetto a quella che potresti avere con dei finanziamenti. Quindi sei anche disposto a cedere presto, e a volte, immagino, cedi a richieste che forse non sono troppo valide. Invece, tipo, con Fabio è stato tutto positivo dall'inizio alla fine, fino al primo incontro, la prima chiacchierata, il suo entusiasmo è anche strano perché poi ci ha fatto molto piacere il fatto che una persona che abbia già avuto tre exit, tre società molto importanti, eccetera, abbia ancora così tanta voglia appunto di mettersi in gioco e ci ha detto fin da subito: io non sono un finanziatore, io sono un socio che è operativo e che voglio essere operativo. Cioè, quindi è stato più appagante da quel punto di vista, perché altrimenti di advisor piuttosto che di finanziatori se ne potevano trovare. Ad esempio, anche alcuni colloqui che abbiamo avuto, gli advisor, come sappiamo tutti benissimo, ti trovano eventualmente un finanziatore e si prendono una percentuale sul finanziamento che tu prendi. Quindi per noi sarebbe stato anche più semplice, no? Nel senso, a garanzia di un finanziamento, non avevo un socio dentro, ma riconoscevo una revenue a chi me l'ha fatto prendere.
Però l'idea di avere proprio Fabio come socio invece è stata proprio ponderata e voluta dopo esserci incontrati. Ok, senti, che fai tra 3 anni, 5 anni? Fra 3 anni e 5 anni? Fra 3 anni e 5 anni ti dico onestamente, spero che siamo riusciti a crescere abbastanza e probabilmente ci avranno estromesso se siamo cresciuti abbastanza, quindi ci avranno anche cacciato via. E poi ti dico, sembra una cosa brutta, ma in realtà le startup funzionano in questo modo, quindi in realtà è una speranza, no? Sì. Riuscire ad avere un exit in tempi non troppo lunghi. In Italia siamo abituati ad avere queste imprese familiari che passano di padre in figlio, invece qui è tutto molto, molto più veloce. Quindi se questo è avvenuto, se sarà avvenuto, ben venga. E mi piacerebbe ad oggi, perché ancora non sono stanco probabilmente di questo, riproporre questo concetto, quindi tirar fuori qualche idea che possa. È talmente entusiasmante, vale, ti dico onestamente, ho fatto 10 anni di un certo tipo di lavoro e oggi mi trovo con gli entusiasmi come quando ne avevo 20, oggi ne ho 31, come quando ne avevo 20, che voglio fare tutto di nuovo. Questo ti dà gli stessi stimoli. Vorrei quindi, come idea concettuale, riproporre questo tipo di attività, avere un'idea, magari come ha fatto anche Fabio, aiutare qualcuno eventualmente che abbia un'idea per riuscire a farla crescere, perché è veramente entusiasmante, ti muove su tutti i campi, è interessantissimo come tipo di oggettività. Infatti, se qualcuno ha qualche idea, consiglio vivamente di buttarci a capofitto, magari investire non tantissimo, 6 mesi, un anno, quello che uno ha a disposizione, ma ti ripaga molto, ti ripaga. È faticoso, ma ti ripaga. E poi, se ci fosse l'occasione di creare eventualmente un hub o qualcosa di aggregazione, un punto di aggregazione per chi vuole fare questo, sarebbe veramente, veramente bello, perché almeno tiriamo un po' fuori qualcuno di questi geni che c'è in Italia finalmente a farli lavorare in Italia e avere delle possibilità anche qui, perché tanto la Ok, Silicon Valley è un sogno, insomma, va bene. non è per Senti, tutti. Stefano, ti ringrazio, molto, molto interessante, mi sembra un ottimo approccio e per quello che ovviamente può valere il mio giudizio, per cui ti faccio un Grazie. enorme in bocca al lupo Previ. e ci facciamo un aggiornamento tra un annetto, così vediamo a che punto siete arrivati. Ok, perfetto. Grazie mille, è stato un piacere. Ci Ci sentiamo fra un annetto, allora. vediamo in giro perché insomma qui a Roma insomma siamo pochi, eh? Cioè, non è che Sì, ma infatti, anzi, con piacere. Magari ci sentiamo dopo e ci incontriamo con molto, molto piacere. È va stato bene. veramente interessante. Ok, ciao Stefano. Ciao Nicola, buona giornata.